Amici, io sono Giada e come avrete letto dal titolo, oggi farò un altro video snack. Allora, è una busta enorme di caramelle con sei tipi di appunto caramelle. Io già l'ho aperto per non perdere tempo. Tempio, sì, nel tempio, la Ziggurat, ciao. Per non perdere tempo. Quindi adesso, allora, è della Dolciando, però non sto facendo nessuna pubblicità, quindi senta l'odore di gomma, ma non c'è una gomma. Quindi sono troppo felice perché sono bellissimi da guardare. Allora, so che sono sei tipi perché l'ho aperto e l'ho togliati. Ho tolto tutto quanto fuori e li ho contati bustina per bustina. Allora, adesso li ho rimessi, però li devo ritogliere. Allora, uno che non è un altro tipo è questo, che sarebbe la sottomarca, cioè perché c'è il trolley vero, quello, la marca. Invece questo qua è quello della sottomarca, cioè che è un'imitazione. Quello era il primo tipo. Questo è il secondo, che tutti quanti conosciamo, sono gli orsetti gommosi con la bustina arancione. Tutte quante con la bustina arancione sono così. Quindi seconda. Poi, ecco. Queste cose che sembrano rischi al gusto, ma non lo sono, penso. E che sono il terzo tipo. Così. Però sono più piccoline, ecco. Con la bustina gialla. Poi, con la bustina. Queste qua mi incuriosiscono. Quarta tipo. Con la bustina viola. Ecco. Anche se sembra un fucsia, però in realtà è viola. Veramente. Questi tipo frutti di bosco, ecco, che sono il quarto. Con la bustina marrone c'è la Coca-Cola, che è il quinto. Molto semplice. E come ultimo, penso, sì, c'è questa azzurra. Questo azzurra. Bellissima! Chissà come saranno. Scusate un attimo. Che mi è caduto tutto. No, ma che. Ma. Non so se vi ha aperto, se è successo qualcosa, ma. Scusate, colpa mia. È caduto tutto. Comunque ce ne sono molte altre. Io l'ho presa all'Euroskin. 500 grammi. Così. E devo dire che conviene, perché ho pagato soltanto, vabbè, penso 1-2 euro, non lo so. Vabbè, comunque poco rispetto ad alcune che sono così. Possono costare anche 3 euro ad alcune parti, davvero. Quindi, proviamo. Non cadere! Cade tutto! Allora, adesso farò tutto quanto al contrario, da come vi ho fatto vedere dal trolley alla caramella azzurra, farò dalla caramella azzurra al trolley, perché il trolley è troppo bellissimo. Io lo chiamo trolley, anche se non è il vero trolley, ma è quella sottomarca, ma vabbè. Lasciamo stare. Queste sono buonissime. Cioè, sembrano buonissime. Una volta le ho assaggiate da un mio cugino, quindi. Sì, sono uguali. Però sono tutte quante dello stesso colore. Cioè, pochissime sono diverse. Allora, comunque devo dare una votazione. Questo gli do un bel 10. Si può arrivare da 1 a 10 a 10 lode. 10.
Adesso la coca. Chissà se mio padre mi ammazzerà. No, sto scherzando, però con tutte queste caramelle secondo me non le mangerò tutte quante oggi. Perché sono tantissime per questo. Coca. Ovviamente pure lui ne mangerà qualcuna, ma anche mia mamma. Vabbè, queste qua le metterò dentro alcune cose di Tiger che ho preso. Che sono porta merenda. Si è aperto un pochino strano la vostra. Vabbè. Questa è la classica. Buonissima. Così. Solo che hanno un disegnino diverso. Ma non si possono neanche masticare, sono troppo piccole. Adesso al terzo posto ci sono queste. Cioè, sono troppo belle, sicuramente, perché io non le ho ancora assaggiate come tutte quante le altre, a parte quella azzurra, ma vabbè. Ah, e comunque la Coca-Cola gli do un bel 10. Sempre 10 meno, dai. Adesso provo il lampone, penso. E poi la mora. Lampone, mora. Buone, gli do un bel 8 e mezzo, dai. Adesso la mora. La nera. Sette più. Sì, perché, vabbè. Mi piacciono di meno. E sì, lo so. Io faccio sempre quando i snack sono dentro queste bustine. Troppo carine, ma queste trovo, queste mi prendo. Cioè. Adesso passiamo a queste. Io ho sinceramente paura, perché non so se sono buone o sono cattive. Ok, le ho aperte. E assaggiamo. Cinque più. Proviamo la rossa che forse sa di fragola. No. Sempre 5 più. Poi le caramelle di orsetti gommosi. Ok. Adesso proviamo lo bianco. Lo bianco, giusto? Lo bianco. Il bianco. Dolcissimo. Adesso siamo arrivati al più buono. Ci stiamo fregando. Il troll di sottomarche. Allora, c'è l'insalata, il pomodoro, più o meno maionese in realtà è sotto dell'insalata, però faccio finta che sia qualche cosa. E poi i panini. Ah, scusa, è rotto. Un pezzettino. Sta per cadere il pezzettino. Si sarà staccato appena l'ho aperto, vabbè. Vedete. Ah, comunque, gli orsetti gli do un bel 10 lode. Scusate. Vedete. Il di sotto. Insalata. E poi sotto dovrebbe essere tipo un qualcosa. Ma in realtà è quello attaccato. Diecissimo. Questo dovrebbe essere tipo mondorlo. Sì, però non si stacca dal panino, ma vabbè. La scatolina mi piace troppo, mi sa che ci metto qualcosa. Tipo slime o
qualcosa del genere. Boh. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Se volete essere saltati in un video scrivetemelo giù nei commenti, oppure se volete qualche altro video. Per esempio, non lo so, però una mia amica Rita, che comunque saluto, un bacione Rita. Io le ho chiesto se mi voleva dare qualche video, mi voleva consigliare qualche video, io le ho scritti tantissimi e lei mi ha dato tantissime idee, quindi ciao!